fai dal lato, fai un salto nell'aldilà. Ogni giorno è Capodanno, il mio compleanno. 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 Mi salutano, zio, sei un pazzo. Grazie per gli auguri. Ah, non è il mio compleanno? Come no? No? Vabbè, Don Gio, sei un pazzo. La primavera è nell'aria. La stagione perfetta per ritrovare tutto il gusto del pesto Barilla. Quel profumo intenso di basilico e il sapore unico del parmigiano reggiano DOP per un pesto alla genovese irresistibile. Prova tutte. Sì. Segui. Allora. Ok. Guardate i piloti. Ah già, l'inizio. Aspetta un attimo, non farlo comparire. Bello. Cercando di capire perché non mi prende la finestra di coso. Allora, missione gioco. Nuovo. Scriviamo più automatica. Per una finestra specifica, sicuramente specifica questa qua. Che non lo prendo? Non fa vedere il gioco. Non so perché. Non prende l'emulatore. Strano però. Non ho toccato nulla di questo qui, però non lo prende su coso.
Strano. Strano, strano. Aspetta un attimo. Chiuderlo. Sì. Intanto non mi ricordo, aspetta. Ok. Alla 3D 11 per avere la qualità migliore. Tanta forza 16 noni. Se no fai adatta finestra. Lo schermo intero. Di sync lo puoi togliere, onestamente non. Tende il disegno completo di frame per ridurre i fenomeni di tearing. Non mi interessa. Risoluzione interna 3x1920x1580 1080p. Sì, è giusto. Anti-aliasing, metti il 4. Filtraggio antistopico 4. Acqual di screen, forza filtraggio texture. Filtraggio completo, quello del gioco ovviamente come non filtrato. Potrebbe aumentare la qualità di alcune texture in alcuni giochi, ma causa problemi in altri. Proviamo, che magari lo vediamo super full HD ed è ancora più bello. Ok, teoricamente qui l'abbiamo caricata la finestra. Ok, aspetta, stranamente, ma perché poi su sull'applicazione di Streamlabs OBS vedo che la scritta è in viola, sull'app di Twitch invece è verde il nome. Boh, vabbè, piccolezze. Allora, riapriamo. Metroid Prime. Non compare, eh? Ma strano però, perché non ho toccato l'ultima volta niente. No, per vedersi si vede bene. No, no, non si vede perché lo sto vedendo dalla live. Strano però. Aspetta, magari devo fare così in modo che lo prenda. Il titolo deve correre. Strano. Ah, no, no, ho problemi. No, aspetta, allora, aspetta. Cazzo, perché? Sì, un po' le texture vanno. No, si sfanculizza così, aspetta, allora. I sync, no. Questo togliamolo. Perché l'ha scalato in 2,5? 3x, ho detto. Filtraggio antiscopico 4x, mettiamo 2. Togliamo questo. No, allora aspetta. Intanto qua c'ho anche quello della PS1. Ok, la facciamo così. Avvia. Vediamo se questo lo prende. Sono le OBS. Sono le OBS che mi sta dando problemi con gli emulatori. E infatti. Ah no, è OBS, OBS. Perché in questo momento ho aperto l'emulatore della Play, ma non sta andando, non prende il gioco. Ah no, adesso l'ha preso. Questo è comparso. No, questo compare. Questo è comparso. Allora è quello del GameCube che dà problemi, può essere. Perché, scusa, se io faccio comunque così. No. Qua non lo prendo. Ok, avviamo il gioco. Ah, strano però, non dovrebbe dare sto problema. Dai, porca miseria, mi fa perdere tempo. Io ho un'oretta precisa, voglio fare. Oh, là. Ok, ho sbagliato a prenderlo, quindi colpa mia, colpa mia. Perdono. Mi sa che lo prendevo male io. Ah, che ansia il suono del Metroid. Dai, mi voglio fare un'ora precisa precisa, perché dopo devo guardare Deadpool. Quindi 11:30 stacchiamo. Iniziamo a fare le live di questo tipo, dirette, 60 minuti contati, belli. Allora, devo fare ancora il boss, se non sbaglio. Sì. Si vede bene, vero? Come vederlo in full HD. Spettacolo. Bello da vedere così, mi piace. No, ma il bello è che
Mi piace. Eccola qui, che bello. Vedi, perché è vero che le texture sono tipo zigrinate, ma in realtà sono pulite. Cioè, sono proprio pulite. Perché, a parte che, vabbè, io dal mio schermo lo vedo da paura perché comunque è un Full HD 1920x1080. Però, porca miseria, è figo da vedere. Ma anche all'epoca, secondo me, della Wii, Metroid spaccava. Come anche Zelda. Per quello volevo Skyward Sword. Però, vabbè, non c'entra. Ma in realtà, Skyward Sword a questo punto non so se aspettarlo per Switch. Vabbè. Cosa dovevo. Ah, giusto. Com'era il carica stato di gioco. Salva stato di gioco. Ok. No, non mi ricordavo se c'era il tasto rapido. Vabbè, fa niente, fa niente. Vabbè, tanto quello del gioco funziona bene. Ok. No, dicevo solo che siccome esce per Switch. Come esce coso per Switch? Siccome Skyward Sword esce per Switch, pensavo a questo punto di giocarlo là. Senza fare la versione così per Wii, eccetera. Anche perché per Wii è complesso quell'emulatore. Non mi ricordo nulla. Non mi ricordo veramente nulla. Ho perso un po' di vita. Non credo che le torrette ritornino. I nemici solitamente ritornano, ma qui è diverso. Tra l'altro non so se preferirli così o nelle versioni 2D Lizzebes. Oh cacchio. Mi dimentico i tassi. Sì, esce in estate, esce in estate. Per quello dico. Non so se aspettarlo direttamente là. Ok, qua c'era il boss, va bene. Il gioco è basso o lo alzo? Perché a me nelle cuffie è bassino, ma sto usando le cuffie pacco. E sbaglio perché in realtà dovrei godermi i suoni e la musica. E no, più che altro perché tanto Skyward Sword è per Wii. Scomodo giocarlo per Wii su emulatore. Per quello è un po' bassino. Aspetta, mettiamo in pausa. Com'era il passo rapido del salvataggio? Così, alziamo un po'. Vedi, quello del GameCube funziona da paura. Perché per Wii è più pesantuccio. Anche, sia da giocare sia come roba. F1. No, F1 carica. Loaded. Sì, vabbè, ero comunque qui. No, F1 carica. Aspetta, eh. No, perché non dobbiamo confonderci con quello della Play 1. Perché per ora voglio dedicarmi bene a questo. Aspetta, sto guardando un attimo. Memory card, SP, pausa, resta, schermo intero. Opzioni. Salva stato di gioco. Salva. Fonda disco, cattura uno screenshot. Ah, tra l'altro ti fa fare gli screenshot da qui, figo. Faccio salva, però me lo fa fare così, col mouse. Non posso farlo rapido. No, quella F1 era la Play 1. Che palle. Mi serve saperlo rapido. Mi serve saperlo rapido. Perché nel caso succeda qualcosa mi sono trovato bene anche di là, appunto, come Metal Gear, quindi. Postazione tasti di scelta rapido.
Aspetta. Carica stato di gioco. Salva sta. Allora, facciamo così. Salva stato di gioco nello slot 1. Mettiamo F1. Carica stato di gioco. F2. Ok, facciamo prima. No? È un po' più comodo, magari. Se si vede a scatti il gioco è normale, perché sto facendo altro. Ok. F1, saving state. Save. F2 ricarica. Perfetto, così è 100 volte più comodo. Ok. Sì. F1 salvo, F2 carica. Ormai ce l'ho in testa, ma non lo faccio apposta. Anche perché poi parlo con napoletani così. No, non è che parlo con napoletani perché mi va di parlare con i napoletani. Ad oggi proprio mentre ero al panificio, mi stavo prendendo il pranzo, c'erano cioè due che erano napoletani, gli ho fatto tiri di sottofondo e insomma se a ridere. No, Deadpool 1. Deadpool 1 sto guardando, non Deadpool 2. Premi B per saltare mentre usi. Ah sì. Se mi fa il puntamento, ok. Intanto c'era il modo anche per sapere la... Eccolo qui. Aia. C'era il modo di sapere il... Il punto debole. Eh sì. Prendevo la modalità mira. Aia, che scomodo però. Un po' girarsi così è relativamente scomodo. Aspetta che voglio sparargli quel missile. Madonna, li taglio molto di più, eh. Vabbè, che è un nemico iniziale, così per farti apprendere. Può confrontare con la velocità, eh? Va bene. Eh sì, perché stavo andando a tempo con lo scudo che c'ha. Dai. Sì, però vi devo ricordare io di salvare comunque, perché non si sa mai. Perfetto. Sì, Deadpool 1 lo finisco prima di dormire, se riesco. Per quello ho detto faccio uno, perché in realtà volevo tornare anche alle 10, ma... Vabbè. Cercherò di tornare prima. Più che altro per me anche. Mi avete conto che la live dura fino più o meno 11:15, 11:20. Fino a mezzanotte così, guardo l'altra mezz'oretta. E tere, devo scappare. Sì, sono rimasto un attimino a parlare, poi... Vabbè, è arrivato giusto, non ho aspettato troppo. Ah, già, qua invece mi ero perso. Ok. Bisogna comunque di giocarmi queste robe qui. Ok. Perché questo è non Metal Gear? Perché ero più curioso, tra virgolette. Perché questo c'è, cioè... Non più appassionato della serie, avendo giocato gli altri, mi importava un po' di più. Ok. Dov'è? Di qua. C'è quello per spiegarti. Ah cacchio, che qui ci sono... Oh porco. Oh cacchio, quello non lo sapevo io che potevo sparargli. Quello è nuovo, no, l'altra volta non si poteva fare. Qui io mi ero bloccato. Ok. Ah no, aspetta. Se è quello della Lord, di sotto c'è un altro. Di qua. Ok, si può salire. Poi mi sa che c'era qualche nemico, qualche Zebes. Che ripeto, li preferisco nella versione DD. Mi piacciono di più, molto onestamente. Oh, maledetto. Ah, che miseria.
Spacco tutto, si spacco. Ah no, invece era di qua perché ero un cretino, giusto, giusto. È vero che poi c'ero arrivato. Scemo io. Ah, non c'ho il morfo salto. Di qua. Di... Madonna. Non sono? Ah già, giusto, perché alla fine... Però no, queste informazioni non mi danno i punti deboli, quindi vabbè. F1. F1. Grazie. Ok, non vedo niente. Oh cacchio. Ok. Anche Zelda Twilight Princess. Magari lo posso giocare dopo. Cioè, ce l'ho. Forse l'ho già scaricato. Sì, l'ho già scaricato, quello sì, quello ci tengo anch'io. Oh cacchio. Dai che non ho tantissima vita. Niente. Apriti. Vedi che siamo in una situazione di pericolo. Io vado, che me frega. È pieno? Bella l'acqua fresca. Qua ne farà anche più caldo, quindi onesto. Via. Beh, rotolo più che correre. Però sì, il senso è quello. Sta mettendo ansia il suo bip 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 bip. Oh là. Fino a qua c'ero arrivato? Mi ricordo. Ah, perché c'era Ridley. Ho detto, ah però è Ridley, però meccanico. E non è neanche... È stato probabilmente o ricostruito, magari riassemblato. È un Ridley riassemblato. O meno che è un prototipo di qualcosa di nuovo. Hanno detto, siccome sappiamo che Ridley è il peggior nemico di Samus, o l'hanno riassemblato per l'appunto. Via! Oh, che bello, questo l'avevano inventato nel 2. Vabbè, giustamente. Alla fine del primo non aveva nulla, non aveva né gadget né niente. Corretta difensiva disabilitata. Ecco, questo per quello è utile. Scusate. Per quello è utile disattivare queste robe qui. Forse l'avevo detto anche l'altra volta. A parte la torretta che si disattiva. Qua c'è qualcosa che posso disattivare per l'elettricità? No. Segu. Allora, prendiamo il tempo. E non lo so, bisogna capire. Perché alla fine Ridley è una creatura. Cioè, non è... come dire... E non è... Nel senso, punto alfa accordato, entra nell'ologramma. Ok. Cioè, è una creatura Ridley, non è... È una bestia. Fondamentalmente è una bestia. Quindi comunque esiste. Non è meccanico, quello voglio dire. Però questo qui è riassemblato probabilmente. Però ripeto, sicuramente si incontra dopo perché... Come sempre detto, Ridley è comunque la nemesi presente in... Beh, penso in tutti i Metroid. Adesso non so, però... Cioè, compare per comparire, compare. È comunque la sua nemesi. Cioè, quel... più che essere la nemesi, perché non ha molto senso dire nemesi una bestia del genere. Però è proprio una... un nemico che ricompare tante volte, quindi... Mio Dio, mi viene da vomitare. Non sto capendo dove... Ok.
Non so come, però sono... mi sembra di essere in Quake così, però. Madonna, anche Quake bello era. Quake, Halo. Ah, ok, lo sto facendo lui, ok, perfetto. Io ero già pronto a attivare le cose. Bello sto scanner, però. Peccato che poi non c'è negli altri. Vabbè, però in 2D ci può stare. Però è figa l'idea dello scanner. Ok, siamo all'esterno. Con tutto che esplode tipo alla Michael Bay. No, credo no. Credo cos'è il dinosauro panzone? No, quello che compare spesso è Ridley. Cioè, è Ridley quello che compare ogni volta. Neanche Sa-X che compare in Fusion è stato inventato in Fusion perché... Fusion in realtà è l'ultimo allodio cronologico. Se mi ero sbagliato per... Cioè, io addirittura mi autocorrevo su cose di mesi fa. Avevo sbagliato perché anch'io mi sono ricorretto, mi sono andato a riguardare la cronologia per questa cosa qui. No, Fusion è proprio l'ultimo della trama. Se dovessero fare un nuovo Metroid, il Prime 4, ipoteticamente, sarebbe dopo Fusion. Perché è in Fusion che lei, perdendo l'armatura, sarebbe l'ultimo livello di trama. Che è dopo Other M e Prime 3, praticamente. Che Prime 3 è quello dove, se non sbaglio, si crea Dark Samus. Che però Sa-X, infatti, è un'alternativa a Dark Samus. Perché Sa-X nasce proprio dal corpo di Samus Aran. Nel laboratorio di Fusion. Fusion è l'ultimo livello di trama, proprio in ordine cronologico. È molto bello per quello, a me piace tanto per quello. Perché è molto figa la trama, è tutta scritta. È bello. Superficie Talon. Cazzo, così sembra di essere in Halo veramente. Sembra l'inizio di Halo, tra l'altro, perché in Halo anche proprio il primo Halo me lo ricordo perché avendoci giocato per Leone. Adesso ci faccio il video della rimasta così tanto per... E allora mi ricollego perché Halo lo voglio appunto giocare. E proprio l'inizio era così. Che scappavi dalla base dopo l'attacco e arrivavi sul pianeta. Proprio iniziava così il primo Halo. Che figo, cazzo. Bello. Qua ci dovrebbe essere tanta lore, tra l'altro. Dovrebbero spiegare i Chozo. Io so chi sono i Chozo, però molti magari non lo sanno di Metroid. Ha una lore immensa. Alla fine comunque, cazzo, è un classico della Nintendo. Un gioco più amato. Proprio i Prime intendo, Proprio i Prime sono tra i giochi più amati. Bella la navicella. E quindi sì, a livello di trama Fusion è l'ultimo, perché rappresenta proprio il finale della classica tuta, questa qui arancione, che viene comunque riacquistata alla fine, ma in maniera differente, tramite i parassiti. E quindi c'è proprio tutto un concept, perché come avevo detto e ripeto, la biologia e la chimica del corpo di Samus si fonde con i parassiti. Quindi il Metroid non diventa più un amico come alla fine del 2, che se lo porta a spasso il baby Metroid. Diventa parte di sé. Può essere proprio curata dai parassiti X, che sono questa specie creata in Fusion. E più nello specifico i Metroid la curano fisicamente. Cioè diventa proprio un contatto biologico. E quello mi piace molto. E ci sono varie creature. La scattini così mi sa che è il filtro antidistruttivo, magari lo disattivo. Però così è troppo bello da vedere. No, questi qua sono i... cazzo, a me viene da chiamarli Pioco, però non sono i Pioco. Perché sono... Sembra tipo più comunque di Pokémon, ed è il Pioco forse... Magari mi sbaglio come nome, però sembra... è un nemico anche di Kirby. Lo chiamo Pioco, ma non credo sia Pioco. Che è quello che dà il potere Needle. Di Kirby. E mi viene da chiamarlo Pioco, ma non è Pioco. E poi sembra più comunque dei Pokémon. Bella la musica. La colonna sonora fantastica. Non so se ci sono i CD delle colonne sonore. Non saprei. Ah, che bella, ben che la loro roba. Porca miseria, che bello. È molto ben giocabile. Cioè, magari con l'emulatore è ancora più bello. Perché, vabbè, è ovvio. Perché con la GameCube forse ancora devi avere ancora il supporto catodico, perché comunque non c'è l'HDMI e quindi ti taglia tutto lo schermo. Qui invece te lo forzi a full HD, quindi a tutto schermo, ed è molto più bello. Ecco, Rubine, Chozo e Ovest. C'è della lore. Qua c'è della lore. E il filtro antistropico è quello della grafica. Sono le impostazioni dell'emulatore e di grafica.
praticamente sono. Questo è un. Sulle rovine Chozo sta allora. Praticamente è questo mondo. Ecco, magari questa cosa qui fa ricordare qualcuno il 2, più o meno. Perché il 2 comunque. Il fatto che tu scendi sempre nel profondo, nel pianeta, è per i Chozo, perché i Chozo avevano colonizzato quel pianeta andando sempre nelle profondità. Questa è la stessa cosa. Le rovine Chozo sono molto importanti perché fanno parte della storia di Samus. Infatti, vedi, sono delle rovine che sembra un po' Marte, un po' Egizio, qualcosa di simile, no? Il lunare delle rovine. Zeta. Che cazzo è Zeta? Le sue colonne sono state distrutte dall'erosione. Impossibile una situazione precisa al carbonio. Madonna, te lo dice pure. Ho capito, ma io non so cos'è Zeta. Aspetta, allora, aspetta un attimo. Che controllo cos'è Zeta. Scusate, allora, fammi una configurazione al volo. Peccato, io volevo tenerlo il filtro perché dovrebbe renderlo ancora più bello da vedere. Però effettivamente se va. Un attimino, metti uno, sì, metti il minimo, dai, perché alla fine comunque lo tengo per 1080p, che sarebbe il top, onestamente, va già bene così. Controller standard per la GameCube, la Z, oh cazzo, la Z non ho il tasto, sarebbe la D. Il problema è che io ho finito i tasti del pad. Ah no, non ho messo i grilletti, allora metti il grilletto adesso. Sì, non l'ho messo, ok, perfetto. Mi sembra abbastanza. Ok, ah, che bellina che si vede, guarda che bella. Proprio pulita, la texture sono pulite. È questo che fa il filtraggio texture e la grafica dell'emulatore. Crede il panzone? Eh sì, no, credo non compare troppo spesso. Cazzo. Questo non è un tasto importante. Che la puoi girare? Madonna. Questo è il 2002 comunque, per dire. Però, Metroid, non se lo incula nessuno. Meno male che ci sono io ad apprezzarlo. Ma non è vero, c'è tantissima gente che lo apprezza molto da prima di me, perché giustamente l'hanno giocato all'epoca comunque. Io in realtà arrivo tardi. Rovine Chozo. Sì, sono proprio delle rovine di. Per quello ci sono anche i portali, perché è la tecnologia Chozo. Infatti parte. Cioè. Cazzo, sarebbe spoiler. Però vabbè, Samus è stata allevata dai Chozo. Per intenderci, se lei è una cacciatrice di taglia formidabile. L'armatura e tutto deriva comunque dai Chozo. Ha il suo collegamento. Ha il collegamento con questa sorta di razza aliena precursore di tante cose. Non si può aprire con quell'arma. Oh, che bello, che bello. Sono precursori di tantissime robe, i Chozo infatti sono loro che hanno permesso tante tecnologie. E mo vediamo, perché anch'io non le conosco bene, però so appunto questa cosa qui che riguarda le origini stesse di Samus. Lei è stata praticamente allevata da loro e loro sono una razza aliena colonizzatrice. Fa delle animazioni? O sbaglio? Oh sì! È una creatura! O una sorta di. Ah, cazzo! Ah, sono quelli che devi colpire così! Ah, ok. Sono segni. Ah, ok. Questi non me li ricordo, effettivamente. Però. Ho capito il funzionamento. Ma ti ricordavo un po' una roba tipo Zelda, può essere? Mi ricordavo gli occhi così in Zelda. Cosa, cosa? Ok, queste sono le schifezze. Ok. Spoiler, diciamo che il senso del personaggio è quello, per cui non volevo dirlo. Diciamo che lo scopri maggiormente in Metroid, nella serie Prime. Per quello anch'io ero molto intrigato. Ecco, guarda, qualsiasi raggio. Però te li spoilera così. Un po'. Vabbè. Raggio onda, che vabbè, raggio gelo, raggio plasma. Plasma attraversa le pareti. Onda attraverso le pareti, ma colpisce più persone insieme. Raggio gelo rallenta barra congela. Quindi comunque un po' ti spoilerà, tra virgolette. Vabbè, però. Parte del gameplay. Peccato che non fa l'animazione dell'arrampicata. Lei è una cacciatrice d'Italia, super flessuosa, con un corpo della Maduenna e si incassa per ste menate. A meno che poi non ottieni i poteri, cose così. Cosa assolutamente plausibile. Perché, cioè, mi sembra.
Sì, ok. Però il fatto che non usi la manina, cioè lo usava Rayman in Rayman 2 ed automatico. Dico Rayman 2 perché Rayman 1 ci voleva il potere della mano. Era il secondo potere dopo il pugno. Serviva proprio il potere per fare l'arrampicata. Fare l'animazione che usava la mano per arrampicarsi. Stava fermo lì e poi dopo dovevi ripremere per saltare. Beh, vedi, vedi, questo che voglio dire della tecnologia. Vedi che sono dislocati, hanno senso. A parte l'esigenza di gameplay, hanno senso perché sono dislocati i punti della tecnologia Chozo. E questo fa parte di quello, è fighissimo. Arrivo. Eccomi. Ho preso semplicemente l'acqua. Che bello comunque usarlo con il pad della PS4. Effettivamente in questo momento non serve così tanto neanche il... Bello che si guarda le mani, mi piace le animazioni da fermare i personaggi per vedere cosa fanno. Tipo Crash che giochicchia, cose stronzate del genere, però a me piace. Da vedere sempre. Mario a volte si addormentava anche. Dipende dal gioco. Cosa volevo dire? No, alla fine tutto sommato non mi serve... Non so quanto mi servirà l'altro pad. Mi trovo da Dio con quello della PS4 perché la reazione, guarda quanto è veloce. Ma questo forse è sistemabile nella sensibilità, magari posso ritoccarlo io. Però è ottimo. Cioè, sui giochi della PS1 gira da Dio. Porca miseria, Gran Turismo 2 è più veloce di Need for Speed da giocare a momenti. Cioè, mi sono trovato meglio che giocare a Gran Turismo 4. Certo, ovviamente Gran Turismo 4 ha delle implementazioni sul peso dell'auto, eccetera. Fatte apposta per realismo. Però, porca miseria, è molto più figo da giocare... Cosa? Aspetta, non è che posso leggerle? Cazzo, c'avevo ragione! C'è della lore nelle pareti, ecco perché si illuminava. Sembrano tipo... Tradotti iscrizione... Madonna, che figo! Ecco perché mi sembrava che illuminava. Ho detto, magari è tipo un effetto di acqua. Invece no, sono tipo come quelli di Pokémon Rubino. Sì, gli upgrade si prendono con il corso del gioco, come in Fusion. Ci sono i vari tipi di raggi, in realtà anche i missili, poi adesso qua non lo so. Vedo il circuito che mi dicevi l'altra volta. Sì, quello lì l'ho finito, il 4, ma adesso il 4 l'ho un po' abbandonato perché mi ha stufato. Ho giocato un po' troppe volte. Sì, comunque è comodo questo qui. 8 anni sono trascorsi da quando mettemmo piede su queste terre. Siamo sempre stati affascinati dallo scorrere del tempo. Fra i sapienti diffusa la convinzione che i più profondi segreti dell'universo si celino proprio fra le pieghe dei flussi temporali. Tuttavia, mentre rivolgiamo i nostri pensieri in quella direzione, ci capita di trovare illuminazioni in luoghi differenti, inattesi. Quindi sono dei filosofi, praticamente. Non conosciamo la provenienza di questi poteri, ma recentemente molti di noi hanno provato ma magari questo qua serve anche per andare avanti, non lo so. Fa lore e a me interessa. Fate esperienze? Vabbè, una nuova sezione, stanno di sensazioni inesplicabili attraverso le nostre menti. Sono riuscito a visione del passato e del futuro. I riconti di segreti dell'universo. Oh, madonna! Azz! Stavano svelando i segreti dell'universo. Beh. Hanno il loro perché, allora. Tavaleno. Aspetta, questa è la stanza del coso? No, questo è l'altro, ok. Perfetto, l'ho fatto giusto. Ma è il sole o è un'altra supernova che fa tipo sole? Voglio vedere se c'è qualche informazione, eccolo. Sculture Chozo in onore della stella di Talon. Quindi mi sa che anche prima mi sono perso qualcosa. E non è la sella di... cacchio, mi sono perso della lore. Mannaggia. Che è sto schifo? Creatura del registro. Forma biologica Scarab. Parassiti esplosivi in grado di incastrarsi nella roccia. Sono sempre pronti a sacrificarsi per il... Madonna, ma è tutto dettagliato. Cioè, ogni cosa ha una spiegazione in sto gioco. Beh, meglio così.
senso. Appena avvertono una presenza nemica, cercano di ostacolarla, incastrandosi nelle pareti o nel terreno, per poi esplodere violentemente. Questa? E cacchio, quindi mi sono perso tutto quello che c'era prima. Oh, materiale organico fossilizzato sembra un occhio scolpito nella roccia. Quindi anche là gli occhi laser lì potevano dare una spiegazione a qualcosa. Cacchio, uno mi è esploso addosso, non l'ho visto. Oh cacchio, che... No, questi sono i nemici più pericolosi in Fusion, comunque. Anche perché li incontri la prima volta dopo un momento abbastanza catartico. Aspetta, che voglio vedere se c'è qualcosa in giro. Eccolo lì, è l'alveare sicuramente. Infatti. Vediamo. Nido di Vespex, ma dai, i Vespex li odio. Sono odiosi. All'interno delle crepe. Sì, vabbè, abbastanza semplice. Parando per le zampe anteriori, proprio applicare la struttura del nido su sostanze con loro segrete. Non secretate. Non sono linguist. Paria. Cosa? C'è un simbolo di punto di esclamative. Cioè c'è qualcosa di... Ah, no, scusa, ma io qua posso scendere. Che cosa? Oh, madonna, ribalza il colpo. Ah già, è vero, non posso trasformarmi perché ho perso l'abilità. Abilità, potere, diciamo. Conduce dietro la parete, diametro del passaggio circa un metro. Beh, più o meno la morfosfera dovrebbe essere un metro. Che tipo di nello specifico? Sono creature? Perché si muovono, eh? Ok, forma biologica fungo bomba. Se agitato il gas contenuto nel cappello può provocare un'esplosione. Il loro veleno tiene lontani i predatori, il minimo contatto provoca l'esplosione del cappello. Cappel che non portiamo. Ah ah. Può battere con un'esplosione abbastanza potente. Onesto. Ah, quella era l'esplosione potente. Sembrava un po' scarsa come pericolo. Perché? L'acqua magari non la posso toccare. Vediamo. La porta è protetta da uno scudo raggi. La porta appare protetta da uno scudo raggi, rendendo invulnerabile ai raggi. Può essere danneggiata dalle armi esplosive. Ok. Oh, pericolo dove? Indicami più nello specifico. No, e questo l'avevo capito. Però io devo andare di là, immagino, no? Vabbè, però se saltello, ovviamente se faccio zumpa zumpa, cioè, ci arrivo, no? E volevo capire il segnale di pericolo, se effettivamente rappresenta qualcosa di importante. Ma meno che... No, non sono frammentari, anche... No, nella mappa sembra non esserci niente di importante, salvo. Non si sa mai. No, secondo me è l'acqua. Secondo me sì, potrebbe essere l'acqua. Aspetta, cos'è quella roba là? No, è un'incisione randomica. Sono nell'acqua. Porca! Che paura. Lo sapevo io che era l'acqua, lo sapevo. Io ho detto, vabbè, ci provo. Mi sembrava non esserci finito dentro prima, quindi... Invece sì. Questo potente retrattile logro ma ancora agibile. Ponte retrattile. Ho letto potente. Oggetto è troppo distante per la scansione. Mezzo siccità nel sistema di drenaggio. Magari è meglio non avvicinarsi. Una sorta di centro dati. Un po' come veniva rappresentato nel Fusion. Ecco perché è diventato... Oh. Cacchio.
mantenuto su questa base qui. Ah, maledetti. Bella sta roba che però ci sta, improvviso. Ah ah. Aia, un po'. Scatti, ma questo è per la live, non è per qua, non è per cosa. Devo far fuori i nemici e colpire la base. Per ottenere il missile, a quanto pa... o il nuovo raggio. No, beh. Mi piacerebbe se i nuovi raggi fossero dalle creature tipo fusion. Che mi piace... quello lì è appunto la fusione del... di lei. Che in fusion appunto i missili erano dal centro dati, perché erano appunto robe tecnologiche. I raggi invece erano proprio robe biologiche che lei assimilava nel corpo. Come i poteri, diciamo. Quella era un'idea molto bella. No, si è messo il maledetto. Eccolo qui. Ecco, quanto dura ancora? Resistente. Si muovono un po'. Cerco di guardare la minimappa per vedere quello che si ferma. Dietro. Ah, ce n'era un'altra a sinistra, mannaggia. Oh, cacchio, non ho tanta vita. Riesco anche a ricadere. Aia. Preso, manco un due. Uno. Manca solo qui. E vai, ce l'abbiamo fatta. Ah, quello mi sembra proprio missile, sì. Salvo che non si sa mai. Quello che dicevo prima è tipo GTA simile a Minecraft, sembra. Mi sembrava bellino. Perché console? Forager. Forse l'ho sentito. Non mi ricordo. Ta-ta-ta-ta. Hai ottenuto il lancio messo. Adesso per switch. Ok. Premi Y, premi A per tornare ad usare il raggio come qua. Ok. Ah, perché devi romperlo. Ah, bello. Ho ottenuto osservatorio di energia, capacità energetica massima aumentata di 100 unità. Ah, compare classico con l'attacchetta in più. Qua ci sono dei faretti, quindi qualcuno ha esplorato. Questi sono dei faretti tipo museo, diciamo, tipo archeologo. Che viene a... Quelle queste piantine così. Ah, vedi? C'è la spiegazione. Bene. Gramigna. Ah, ecco, io sono allergico. Mannaggia. Con il terreno. Gramigna danzati una... No, non è vero, non è vero. La graminacea, non la gramigna. O forse anche la gramigna, non lo so. Per gli organismi più piccoli sono ricoperti di minuscole spine per catturare la preda. L'unica attività offensiva consiste nell'intralciare il movimento di creature più grandi. Onesto. Stretto tunnel che conduce dietro alla parete. Questo è quello per la morfosfera. Vedi che ti fa capire dove poterlo usare. Ma tu non puoi usarla. Ma alla fine il senso è quello, eh. Alla fine devo tornare indietro nella stanza del veleno, sì. Dovero prima, sì. Dovero prima, così posso dire. Quindi in realtà ho sprecato un missile. Però vabbè. È molto bella quella musica, tipo quella di Zelda. Quando tieni le cose, sì, davvero. E che porca miseria, è un po' scomodo perché non è un'altra levetta il coso, come si chiama, la visuale. Alla fine ti muovi così. A meno che non ho sbagliato di impostare il pad, eh? Ma non credo. Eh no, perché le frecce fa questo. Quindi comunque, anche perché su GameCube non mi ricordo se c'era una seconda levetta.
perché sennò manca un'impostazione del pad. Fate un attimo, fammi controllare al volo. Perché magari sbaglio io, perché magari c'è movimento, invece io faccio sia movimento che visuale, quindi magari non è corretto. Aspetta, fammi controllare al volo. Perché control stick e il C stick è questo. Sì, è questo qui, però questo qua non è la visuale. Il D-pad è giusto. No, li ho usati tutti. No, è giusto. Sì, perché questi sono tutti i pulsanti. Il control stick è il movimento. Però control stick mi fa sia movimento che visuale. Mi sembra strano. No, perché è molto scomodo che si muove Mira nel frattempo. È anche un tipo di pasta la gramigna. Ah sì? Non sapevo. Aia. Mi è venuto il dubbio. Io ho detto magari uso il missile, però sembrava troppo. Alla fine spara raggi di energia, porca miseria. Ci sta. Ah, aspetta, ma il fattore esplosione può essere lo stesso missile? E questo ok. Le cose sono tornate? Yeah. Sì, ho trovato qualcosa. Allora era fatto apposta. No, devo toglierli perché se ci vado lì esplode il discorso. Era una sorta di tranello allora. Ottenute espansione missili. Numero massimo di missili aumentato di 5 unità. Oh, bene. Però non ti li ricarica. Ah, peccato. Pensavo che il serbatoio mi caricasse. Va bene, uguale. Perché era un tranello allora i funghi. I funghi in realtà erano lì per distrarti. E questo era opzionale. Perché questa è la ricarica. Quindi i funghi erano per distrarti. Hai scaricato la mappa del livello. Però c'è della mappa, premi nuovamente per uscire dalla mappa. Ok. Quindi erano fatti apposta per dire ok, se tu salti lì, esplodi. Sì, ma tanto sicuro devo tornare. Perché vedi? Vedi che la levetta qui funziona? Che tanto si muove nel frattempo, bello. I tasti funzionano proprio nel momento in cui li premi. Nella mappa, vedi? Questo è il C-Stick. Però non è la visuale del gioco. Perché? Ma perché penso che il gioco sia impostato così. Proprio di sistema, non di comandi. Perché vedi, questo è giusto. Vorrei che la visuale fosse diversa dal movimento, però... Magari è il piccolo difetto che ha il gioco. A meno che non possa modificarlo. Ma non credo. No, perché proprio qui non c'era l'impostazione comandi, vedo, Il rumble sarebbe la vibrazione, ma onestamente non c'è. Mi sa che è proprio così. Anche perché non c'è la configurazione tasti. Allora, a riguardo di logica, noi siamo qua. È bella la mappa, così mi piace. Allora, no, lì in fondo non ci posso arrivare perché serve la morfosfera. Questo è già un... non un paletto, ma un indizio su cosa dovremo fare. Dovremo tornare indietro. Lì c'è la zona salvataggio, ci andiamo. Per poi ripercorrere lì. Qua. Ah, bello, che lo posso... Oh, ottimo. Andiamo di qua. Salvataggio, torniamo di qua, andiamo di qua. E tra l'altro ogni luogo lo specifico. Beh, è dettagliatissimo. No, però mi serve la morfosfera. Devo trovare dove si può ottenere il potere. Ecco, capito quello che voglio dire? Adesso il discorso che appunto ti fa venire l'idea di andare avanti, perché i vari cunicoli sono solo con la morfosfera. Perché di qua è appunto il cunicolo. Sì. Bisogna arrivare al punto in cui si ottiene la morfosfera per proseguire. Qua appunto c'è il scaricamento del livello, che sì, ci permette di avere la visuale della mappa completa. Qua c'è il salvataggio. Qua andiamo al tunnel.
Ok, ingresso del vivaio e poi siamo alla piazza Maestra. Forse dalla piazza Maestra possiamo andare avanti. Sì, penso di sì, perché se c'è la roba blu è qualsiasi raggio e quelli sono stati aperti. Quindi io quello lì non l'ho aperto, quello lì in alto, questo qua. Quello lì alla sinistra, perché lì c'è il cunicolo. Ok. No, la morfosfera la dobbiamo riottenere, un potere come i missili, stiamo riottenendo tutto, perché alla fine, se ci abbiamo fatto caso, abbiamo perso tutto, come un po' il classico di Metroid in generale, no? Abbiamo perso tutto. Si riparte da zero, bisogna riottenere le varie robe. Sì, quello è solo per la mappa, ok, che comunque è importante. Fammi controllare un attimo. Perfetto, scaricamento della mappa, giusto? Ok, vedi, questa è proprio tecnologia CHOZ 100%. Sono stati dislocati nei vari punti. Ovviamente anche per gameplay. Ok, sono 11 e 10, ok, continuiamo ancora un po'. Vedi, perché così la soffro anche meno la live, cioè la prendo meglio se mi do il paletto di un'oretta sicura fatta bene. Perché voglio giocarlo anch'io, no? E quindi mi prende meglio. Sennò poi vado avanti e così a sbuffo, gente non gente, ma non me ne frega. Io voglio giocare perché voglio giocare. E mi sono rotto il cazzo di guardare sempre altre persone. Per quanto in realtà voglio vedere le altre persone. Che vedi che è scomodo per alcuni punti girarsi. È molto bello comunque la mappa, mi piace. E potenzialmente nella morfosfera dobbiamo vedere se c'è il salto teoricamente. Salto, bombe e gigabomba. Vedere dopo che devi aia sì, perché dobbiamo tornare di qua. Aspetta, ok, almeno lo sblocco. Su organismi immobili formati esclusivamente da tessuto oculare. Non sono attivi gli occhi che lanciano una raggio energetica, sono sensibili alle luci intense e si chiudono immediatamente se vengono sorpresi da un bagliore vicino. Tutto ha senso adesso. Tutto ha perfettamente senso. Tutto ha perfettamente senso. Ok, comunque il verde dove siamo comunque già stati, quindi ci dà una sorta di backtracking. Puoi più o meno capire dove sei. Il discorso che vedi, io non posso andare lì. Lì serve alta roba, sicuro. Oh cacchio. Ah, cacchio, non posso arrivare qua. Miseria, adesso l'ho visto. Eh no, è un po' alto, scusami. No, non ci posso arrivare. Aspetta, 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 aspetta che adesso risolviamo. Ah, ecco, c'era l'altra porta. Pensavo fosse il cunicolo. No, c'era l'altra porta. Infatti ha fatto anche il suono. Il suono di quel tipo vuol dire che stai andando nella direzione corretta. Stai esplorando qualcosa di nuovo. Comunque non sei mai passato di qua. Eccoli, morfosfera. Guardala lì. Che ti ho detto? Ma perché conosco il gioco. Che vedi, devi saltare anche con lanciando le bombe. Sì. In alcuni punti lo devi fare. Perché puoi saltare. Cioè, qui non sembra poterlo fare che fai il balzo con la morfosfera. Forse non c'è neanche il salto della morfosfera. Adesso non lo so, perché non mi sembra. Mi sembra solo che la usi da terra. Però teoricamente sì. Perché la bomba ti faceva saltare all'inizio, quando ancora non avevi salto, poi sbloccavi il salto e facevi quello. Però usandolo in determinato modo potevi anche rimanere in aria. Allora, io direi di prenderla domani, perché sicuro mi fa fare una boss battle, eccetera. Ho salvato e lo continuo domani.
onesto, mi sta piacendo, mi sta piacendo. A domani. E risalvo. Perfetto, così sono più contento. E mi vado a guardare Deadpool. Tutto.